Questa sera siamo qui a presentare Il treno di un anno fa, un libro scritto da Maurizio Bacconi e da Maria Teresa Vivino, che non è qui con noi perché è da lontano. Allora, è un libro appunto particolare perché chiaramente ci sono poesie sia tue che di Maria Teresa. La prima domanda che chiaramente viene spontanea è perché questa scelta, cioè per fare un libro di poesie che normalmente è considerato una forma d'arte soprattutto intima, legata quindi alle credenze che uno ha, ai sentimenti propri, a un vissuto personale, perché dividere un libro con un'altra persona? Buonasera a tutti. L'idea di questo libro nasce, come dice il titolo, in realtà un anno fa, ma si riferisce a 2 anni fa, perché parte da un incontro che io ho avuto con Maria Teresa Vivino, che è una poetessa di Bardonecchia in provincia di Torino. Maria Teresa organizzava un concorso letterario a cui ho partecipato e vinto dal 2013, diciamo. Poi il concorso si è ripetuto, io ho partecipato nuovamente, sono stato premiato ancora, questo fino al 2016. Poi nel 2017 il concorso non si è fatto, per motivi economici, per motivi organizzativi, e siccome a me piaceva molto l'idea, al di là del premio se stesso, del viaggio, di andare fare questo viaggio fino a Bardonecchia, che è ai confini con la Francia, quindi è anche abbastanza un viaggio lungo, però molto bello, panoramico, l'ultima parte da Torino a Bardonecchia, la Val Susa, ho pensato, non essendoci il concorso nel 2017, ho provato molta nostalgia per il viaggio che avevo fatto l'anno precedente per andare alla premiazione, anche negli anni precedenti, ma soprattutto quello prima, che c'era stato anche una cena di gala, quindi è stato due giorni molto belli. E ho scritto un'email a Maria Teresa Vivino, che era l'organizzatrice, ma con cui ormai, insomma, dopo diverse edizioni avevamo un rapporto particolare, insomma, ci parlavamo, e insomma ho espresso il mio dispiacere, la mia nostalgia per il viaggio, appunto per il treno che l'anno precedente, un anno fa, mi aveva portato da lei in Val Susa. E l'oggetto di questa email che gli avevo mandato era esattamente il treno di un anno fa, questa che leggete. Ah. E per tutta risposta ho scoperto dei lati di Maria Teresa che non conoscevo, qui innanzitutto che anche lei era molto appassionata di viaggio e di treno, cioè perché non pubblichiamo un libro insieme? Non facciamo così, almeno abbiamo modo di proseguire comunque questo nostro rapporto letterario. Ci ho visto col cuore. Hai attraversato ogni mio fremito. Sogno giorni che non vedo. Notti avide di baci e di carezze. Sospiri e lacrime che comparvero col gelo. Per lasciare i solchi dell'infelicità. Ti ho visto in gabbia e dopo nulla. Troppa nebbia frapposta tra di noi. Passi gli anni a sospirare, senza vedere un poi. Solo il treno mitiga l'affanno. Solo oggi ti vedo davvero. Dopo un triste anno. Gli sguardi si intrecciano liberi. Un solco leggero in volo nel cielo. Quindi questo, diciamo, è frutto di un lavoro collettivo, è veramente l'unico, perché poi le altre di fatto le avevamo già pronte. Che questa è quella che ci siamo voluti dare per fare una cosa veramente insieme. Il libro è dedicato alla nostra prefatrice, che è Maria Carla Renzi, che comunque spero da qualche parte possa aver sentito questa sera. Due poeti e un mezzo che li unisce metaforicamente, ambedue alla ricerca di un sé chiaro, non ambiguo, convincente, da accettare finalmente anche attraverso dolorose analisi. Un treno può attraversare il buio e giungere alla luce. Questo è ciò che molti di noi desiderano. E questo è il tema percorso da Maria Teresa Vivino e da Maurizio Bacconi, nelle loro liriche disgiunte.